situazione psicofisica di tutti gli atleti, no? Da parte di Marcello Lippi. Azioni da bordo campo, a te Marco. Beh, sicuramente... che in 10 anni è riuscita dalla promozione ad arrivare fino appunto alla Serie C, dove l'anno scorso ha giocato. Bianconera, ancora il Brescello, alla meglio però Zidane. Il tocco per Fonseca, tre riesce a favorire Conte. Vecchi, Zinedine Zidane, Pecchia, cerca lo spazio centrale per poi cedere all'Inter. Zidane, Padovano. Zidane cerca di accelerare. Zidane, si chiudono però i giocatori del Brescello. Pessotto per la Juventus. Zidane, bello il dribbling, così come il pallone in profondità. Conte, Padovano, ancora Padovano, ma subito tre uomini su di lui, chiuso. Devono liberarsi in fretta del pallone i bianconeri. Sì, in effetti Padovano dribbla un po' troppo, è anche poi da vedere come questi ragazzi possono reagire. Attenzione, attenzione Di Sarno, è cominciando a giocare bene adesso in questo momento. Ripeto, è uno, se sta bene, è un giocatore che la cui importanza si sente nella squadra. Ovviamente dal punto di vista fisico, con una condotta di gara eccezionale. Adesso Zidane, sempre molto lucido. Padovano, Tacchinardi, Giuliano, Zidane riesce a controllare il pallone. Padovano, troppo forte, centrale. Zidane cerca lo spazio per il tiro, scodella il pallone, il fuori gioco di Conte. Ma sono già posizionati i difensori del Brescello. Zidane, no, prenotazione, ma c'è Pecchia che recupera il pallone per la Juventus. Conte, Zidane defilato a destra, si sovrappone Pessotto, il cross, colpo di testa di Padovano. Di Sarno si salva in angolo, non potesse neppure arrivarci Padovano, è riuscito con un colpo di reni a dare in elevazione la precisione al pallone che lo ha prelevato dalla Salernitana. Zidane, non arriva il pallone. Tacchinardi è andato subito nel ruolo di centrale a fianco a Zamboni. Zidane, Pecchia, largo Pessotto, riceve dalla parte destra, che la Juve deve spingere se vuole diventare molto più per... Ricordo l'appuntamento di ogni sabato alle 20:30 con la Liga e con Goleada che però si ferma questa domenica. Zidane, Pessotto, fa contro l'Ajax. Juventus che anche quest'anno, in virtù del titolo di campione d'Italia, giocherà la Champions League. L'anno scorso perse la finale con il Borussia Dortmund. Zidane vede Padovano a sinistra, non c'è lo spazio per il tiro, verticalizza, ma c'è il fuorigioco di Borgobello, lascia proseguire Bettin. Fonseca, bravo Bettin, anche in questa occasione è stato veramente bravo, mi sembra in grande forma il tecnico, l'arbitro Padovano. Zidane, Fonseca, Conte. La partita che proprio vedete anche dal risultato non è affatto scontato, la partita piacevole da vedersi. Zidane, Conte, Zidane deve sfuggire alla guardia di Vecchi, si libera bene Pecchia, ancora Zidane, Fonseca largo a sinistra, fuori gioco. Fuori gioco di Daniel Petto, sono in un in meno e non possono correre dietro tutti, quindi è effettivamente uno sinistro voluto proprio tra, ha guardato la posizione del portiere e ha optato per la precisione piuttosto che un motorino che ha grandi qualità. Zidane, sotto, ancora Zidane, naturalmente chiedo a Marco Lanza di essere pronto non appena finirà la partita. Zidane, quindi Padovano di testa all'indietro, Zamboni, tutto il Brescello nella prima metà campo non concede spazi ai campioni d'Italia. Padovano, Juventus che fa il suo debutto in Coppa Italia così come le altre formazioni della Serie A. Juventus che ha vinto 9 volte questa competizione, secondo posto la Roma con 7. Ametrano, di forze fisiche eccellenti, e tutti i giocatori che corrono, la Juve ha un po' di difficoltà a sviluppare la manovra